Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Alzi la mano chi non ama il polpettone. E oggi noi lo prepareremo ripieno di scamorza affumicata, filante, buonissima, che non vi so dire. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 600 g di trito di manzo. Mi raccomando, non scegliete il trito scelto perché ci servirà il vitellone, che ha qualche pezzettino di grasso che renderà la carne succulenta. Poi ci servirà della scamorza, qui ci sono 150 g circa, tagliata in pezzi grossolani, 3 uova, della noce moscata, 3 cucchiai abbondanti di grana padano grattugiato, ci serviranno 3-4 cucchiai di pan grattato, 7-8 cucchiai, dipende, poi vi farò vedere perché, di latte, olio e sale. Mettiamoci subito a prepararlo, perché noi poi lo accompagneremo. Vi faccio vedere con cosa. In questa ciotola andiamo ad aggiungere il formaggio, un pizzico di sale, le 3 uova, metà latte per il momento e metà pan grattato. Vi ho detto di aggiungerne metà perché dobbiamo regolarci man mano, deve risultare un composto morbido, però non troppo morbido e né troppo asciutto. Per finire, una grattatina di noce moscata, ce ne vorrà circa mezzo cucchiaino, E ora, mani pulite, andiamo a mescolare bene tutti gli ingredienti insieme. Ora ho steso la carne trita su un foglio di carta forno, come vedete ho formato un rettangolo, e andiamo a stendere adesso sulla superficie al centro la scamorza affumicata. In maniera del tutto grossolana, come vedete. E ora, aiutandovi con la carta forno, piano piano andiamo a richiudere il nostro polpettone. Chiudete bene ai lati, così che il formaggio non esca durante la cottura. E ora, piano piano, andiamo ad arrotolarlo, a chiuderlo bene e sigilliamo i bordi. Stringete forte forte, più che potete, i bordi laterali, e questo va lasciato riposare, rassodare in frigorifero per circa una ventina di minuti, e nel frattempo riscaldate il forno a 180 gradi. Eccoci qui, il polpettone ha riposato una ventina di minuti in frigorifero. Un trucchetto che voglio insegnare anche a voi per tenere il polpettone ancora più compatto prima di riporlo in teglia. Come vedete, io ho già preparato delle gustose patatine con rosmarino, olio e sale pronte per andare in forno insieme al polpettone, è arrotolarlo ulteriormente in una seconda carta forno. In questo modo, veramente veramente semplice. Arrotolate bene lateralmente, e questo va in forno preriscaldato, perché mentre riposava in frigorifero ho preriscaldato il forno a 180 gradi, e questo cuoce insieme alle patatine per una mezz'oretta. Ci vediamo dopo. Mezz'ora è passata, ho tolto un attimo velocissimamente la teglia dal forno, dobbiamo andare a rimuovere il primo strato di carta forno, così
semplicemente. E questo va in forno per altri 10 minuti, sempre a 180 gradi. A dopo! E ora l'ultimissimo passaggio. Ho rimosso anche il primo foglio di carta da forno con cui l'avevamo arrotolato inizialmente. Ho alzato il forno a 200 gradi, vado ad aggiungere un filo d'olio tutto sopra, lo rinforno per altri 10-15 minuti o fino a quando sarà ben rosolato e le patate anche avranno finito di cuocere. Ci vediamo dopo. Eccoci qui, il nostro polpettone ha ultimato la cottura per altri 20 minuti. Noi siamo pronti per andare a gustarcelo con le patate, qualche salsina gustosa, un'insalata fresca, qualche verdura di stagione e non vi so dire che profumo c'è in questa cucina in questo momento. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, se la rifate anche voi, mandatemi qualche foto, taggatemi, fatemi sapere cosa ne pensate. E casomai volete vedere qualche altra ricetta col polpettone? Fatemelo sapere. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.